Buona domenica, amici di Billiard Channel. Parto con il sorriso perché ho una notizia da darvi. Ieri sera, pensate, dopo una mezz'oretta di spiegazione, Nicola Biondi, gliel'ho dovuto far capire che l'applauso che si sente al termine non è per noi, non è per noi. Una buona domenica a tutti, benvenuti qua ad Alba, alla Bocciofila Albese. Ultima tappa della regular season per quanto riguarda la FISB Channel. La FISB Challenge, no, devo dire FIBIS Challenge fino alla fine della stagione, mi incarto, socio. Avrei tempo per impararla, socio. Allora, una novità di oggi che è tornato in regia Mirko Bianchi, adducendo delle giustificazioni per ieri. I commentatori, come vedete dalle sovraimpressioni, sono sempre gli stessi. E Mirko è tornato a comandare la regia con Fabian che gli fa da assistente, Tom Ruban che è alle riprese, così come da sottotitolo. E insomma, stamattina iniziamo davvero bene perché c'è un incontro di stralusso tra Matteo Gualemi, il campione del mondo del 2015, e Antonio Girardi, il campione italiano dei professionisti del 2000, non me lo ricordo. 8. Insomma, due giocatori che giocano veramente, veramente bene al biliardo. Speriamo che ci offrano e riescano a offrirci un bello spettacolo. Nella loro intenzione, questo c'è sicuramente. Intanto Nicola Biondi sta facendo le torsioni per arrivare. Mi attacchi il PC, grazie, socio. Ci mancherebbe, un se non avessi tu, socio. Se non avessi tu, guardate che cosa mi fa fare, socio, in questa miss bianco-nera. Bianco-nera è il colore che va per la maggiore. State andando bene, Secondo me avete praticamente due, una Coppa Italia che i bagarini non la quotano proprio. Con l'Inter? Con l'Inter si può perdere, se ne sai qualcosa. Quest'anno avete la possibilità di vincerla davvero la Coppa Italia, non c'è la Juventus, perché se c'era la Juventus meglio perdere dall'Inter dalla Juve, ma perché con la Juve siete abituati. E poi con la Conference League invece questo prestigio non abbiamo chance. Giocate, certo. Con il Basilea, con chi giocate adesso? Col Basilea. Madonna. La squadra di l'ex squadra di Cabralla. Senti là, insomma,
Ma secondo me è meglio che non vi facciano non vi facciano fare troppi gol, sennò commisso vi vende qualcuno. Sì, bisogna stare quasi nell'anonimato. Andiamo al biliardo intanto, eccoli qua quelli che saranno gli attori di questo bell'incontro. Matteo Valemi sulla sinistra, Antonio Girardi a dirigere questo incontro, Nicola Costabile del comitato toscano di Pisa. Ci hanno detto che dobbiamo tenere il tono di voce un pochino più bassi, perché noi siamo proprio qua alle spalle, dove vedete qua in alto. Avevamo la musica, quindi parlavamo sotto la musica, parlavamo un po' a tono più alto. Allora, un bel incontro. Siamo qua. Ecco, vediamo se... No, è tutto coperto. Siamo lì sopra quella telecamera lì. Allora, cosa hanno da chiedere questi signori a questa prova? Beh, Matteo... Insomma, riacquisita con buona probabilità la categoria dei professionisti. Vediamo dov'è in questo momento Matteo Valemi in classifica. Bravo Nico. Dovrebbe essere ottavo o nono? Valemi è decimo. Però è a 5 punti da Saniella, sono lì che se la battono. 142 punti, dovrebbe essere dentro, dai. Diciamo che Matteo, nella sua idea, io penso che giochi non per i professionisti, ma giochi per ben altro, giochi per la pool finale. Insomma, vuole fare quello che ha fatto Mignolo l'anno scorso, se riesce a giocarsene due di campionati italiani. Lui, che tra l'altro campione italiano dei nazionali, lo è già stato qualche anno fa, il suo primo titolo importante, nel 2014 mi sembra abbia vinto il suo primo titolo importante. E Girardi invece penso sia abbastanza attardato. Sì, è abbastanza giù in classifica. Ora lo cerco. Diciamo che Antonio, per valore tecnico, valore assoluto, un giocatore che può tranquillamente stare nei 16, vero è che appunto il campionato italiano dei professionisti lui l'ha già vinto qualche anno fa in finale con Crocefisso Maggio. Si presenta così Gualemi con questo giro e pallino da 4 con una forza assegnata all'avversaria perfetta, con la gialla praticamente a colla. Vediamo se Girardi si fida subito e lascia andare il braccio. Per questo sfaccio non ci dovrebbe essere pericolo per l'impatto con l'impatto del pallino, si dovrebbe addirittura... Ma avevo parlato troppo presto, eh? A parte che la presa scarsa... Pesa scarsa, Gianluca. Lo so, ma la presa scarsa gli è stato sopra, poteva essere pericoloso. Guarda, stavo dicendo un impatto pericoloso, poi l'ho riguardato dalla frontale, se l'avessi guardato dalla zenitale si vedeva che poteva essere un impatto pericoloso. Gualemi. Pallino 3 per Matteo e Steola. Vediamo se arriva proprio basciata a pallino. Steola fatta. Con un po'. Un po' di brivido finale. Di brivido. Che aveva margine per metterla un po' più vicina alla lunga. E qui Girardi con l'unica possibilità, quella della lunga, con una mezza forza, come se tirasse un traversino di misura. Attenzione, però l'ha lasciata dall'altra parte. Miglia libera per Gualemi, che ha già 11 punti di vantaggio. Vediamo se Matteo accetterà biglia sul posto per battere il giro, oppure se deciderà di metterla a punto. Un po' indeciso qua, Matteo poi alla fine decide per il punto. E qua sono curioso, potresti mandare per cortesia l'acchito dalla camera alta, perché sono curioso di vedere bene a che altezza di sponda prende, se decide di batterlo di colpo per tenerla dritta. Allora, questo è, va bene, abbiamo visto che di colpo in pancia non si fa. Via. Quindi ritorniamo come a Trento, Matteo, ad Arco di Trento, era stato il primo a capirlo, tra l'altro, e lo giocava di colpo. Sola, non l'ho visto, ne ho vista soltanto
l'ho vista soltanto in parte la prova a biliardo di Matteo, non ho visto se ha provato l'acchito, perché poi sono uscito fisso per Girardi. Certo che su un acchito pagare fisso non è proprio una gran cosa, fisso che Girardi gioca a passare il castello senza troppe velleità, lascia un 3 sponde di calcio. 11-6 il parziale. Se gli dà, manda pure lo Strator in diretta, Mirko. Vedere se gli dà questa diagonale. Di poco effetto. Sì, sì, si è fidato Matteo, la giocata di poco effetto. Abbassando leggermente la battuta. Biliardo ha disegnato in modo perfetto. Qui forse andrà leggermente di parabola per guadagnare una presa di palla per il pallino da 3 e trovare una parificazione. Ma penso non abbia neanche bisogno. Secca bassa, sì, sì, addirittura. Sì, io lo tirerei immediatamente. Non serviva andargli dietro dopo 2, cioè dopo 1, dopo la corta. 11-9 il parziale, accorcia le distanze. Girardi dopo l'errore sulla biglia libera. Vediamo se gli gioca soltanto il 3, a giocare solo proprio la forza del 3. Esce abbastanza a posto. Sì, però non è fantastica la corsa della bianca. Vabbè, devi giocare una. Infatti vedi che... Ma sai... Bravo, ma per una proporzione non eccezionale. Un po' centri delle biglie cosa guardano. Guardano la lunga. Ah, c'è lo striscio anche. Ancora il margine per lo striscio. Io con lo striscio lì, caro socio. Oh, sembrava fosse la vedesse tutta piena. No, ma non lo tiro proprio. Perché quello lì è lo striscio simile a quello di Marcolin. Te lo ricordi? Con Dio mi aiuta. Pari. È un po' più vicino a sponda quello di Marcolin. No? Sì, ma comunque è una di quelle posizioni che ti fregano. Non... Il pallino da 3 per Matteo, un giro stretto. Sì, penso. Più cappello da presa. Perché era si doveva impostato muovere dal cappello da presa. Si doveva muovere troppo per giocare il pallino da 3. Doveva arrivare qua in fondo per giocare nell'angolo di sinistra. Che è una figura, però si gioca quando è più pallino è più verso il 10. Però è giusto quasi un tiro d'esibizione, via. Giro ad andare al centro per Girardi, ancora entrambi un po' con le polveri bagnate. E qui, prima opportunità per Matteo, vediamo... No, aspetta, vediamo se Matteo mi regala una carambola. Quel tiro lì lo stai chiedendo a tutti, sì. Ti piace così, eh? Ti piace proprio... Lo tira Matteo, vedi? Sì. Vedi, è un bravo ragazzo, Matteo me lo tira, guarda. Là. Grazie Matteo, che soddisfazione. Sei alla settima richiesta in 2 giorni. Però insomma, alla settima. No. Sai, spesso è una posizione dove se il biliardo non rientra tanto o non incrocia eccezionalmente. Questo era un cestino, cioè il 4 si fa, questa carambola si fa. Se poi ti prendi anche un 2, fai un 6. Se si mettono tutte le cose a posto si può fare anche 10 o 12. Cos'è che mi ha scritto Alberto Forestieri? Nasci per la prossima stagione, ti preparo degli appunti e più preciso Alessandro nei cross che tu nelle date. Dai, ma sto diventando vecchio Alberto. Prima me le ricordavo proprio... Sai, ho il cervello logorato anche da tanti anni di lavoro. Logorato è bello. Angolo a scappare di prima intenzione. E anche questo di bello a poco. Va rimpallo Girardi. Sì, ma è una di quelle angolazioni che sono proprio bruttarelle. Ma anche fermarsi lì,
dagliela questa forza del pallino, mi sembra messo con le mani. Invece no, Matteo decide di sforzare. Che se ci pensi ha senso, perché è una forza probabilmente un po' più facile, e poi a quella velocità lì, se avesse preso il pallino, poteva spostarsi lo stesso in difesa. Quindi. Sì, avrebbe fatto il pallino se avesse fatto i quattro larghi, ma sicuro è una steccata più facile. Appoggio per Girardi. Matteo forse verso il pallino da 4 in finezza, non so quanto staccano, ancora margine per ricavare il traversino. Ah sì, abbastanza lontane dalla telecamera, mi sembravano molto più vicine. Sì, con questa forza chiaramente ha giocato, essenzialmente ha giocato a ritornare in angolo con la sua. Sì, poi se fa il traversino tanto meglio. Sembravano molte più vicine per quello che avevo previsto, scappare lungo la sponda lunga per il pallino da 4. Erzegovina per penso per Girardi. Passare largo al Castello, non ci passa largo. Ne beve 10, che fa, beve il birillo con la sua biglia di angolo largo. Partita strana, gli appare il colpo sotto sta palla qua, invece di farla slittare essenzialmente con il colpo in pancia, però non era bellissima come biglia. No, perché è facile che si leghi la sponda, eh? Goccio di pallino trovato da Gualemi, realizza 3 punti, 36-9 il parziale, come dicevi giustamente tu Nicola. Antonio deve ancora entrare in questo, deve ancora partire secondo me. Trasponde di calcio per Girardi. Sullo stretto. Antonio deve ancora, sembra anche aver mollato un po' questo 7. Matteo, vediamo se decide per il punto, per capire, vediamo che, in che modo modifica, cioè sicuramente la modificherà il modo di tirarla. Puoi mandarla sempre dall'alto, Mirko, per cortesia. Vediamo se gli trova la quadra Matteo. La tirerà a sostenersi in lunga. Così. Perfetto. Ne ha trovato la quadra. Questo sembra una banalità, ma la forza dei giocatori bravi, dei giocatori esperti, che hanno di rimodulare immediatamente un'esecuzione. Set che se ne sta andando via in pochi minuti. Aspettiamo chiaramente la partenza di Antonio Girardi, che qualora ce ne fosse bisogno, e non ce n'è bisogno di presentazione per lui, giocatore di tutt'altro valore rispetto alle poche immagini che abbiamo visto fino a questo momento. Dudu Matteo sullo stretto per realizzare il pallino da 4 e buttare la gialla in fondo. Tutto secondo copione, 52-13. Allora, ci fa una domanda il nostro amico Michele Leparulo, in cui nota che i giocatori mancini hanno vinto meno dei destri. C'è qualche differenza tecnica che ha portato a essere destri più vincenti, ma secondo me la statistica sono meno mancini E quindi vincono meno. Se fossero il 50% avrebbero sarebbero, non so che percentuale sarà, ma sarà 1-10. Mancini vincenti, sì, adesso il mancino, no, a parte il vincente, il mancino in generale rispetto al destro sarà 1-10, 2-10, insomma 10,6%. Si vede, è il Bianchi. È arrivato il Bianchi.
quando si impegna, quando si impegna. Sì, ma lui aveva già cercato, aveva già googolato. Googolato il nostro Mirko Bianchi. Quindi credo che sia solo per una differenza statistica, sì, che parte diciamo molto a favore dei destri. Intanto Matteo con questa raddrizzata di seconda e terza realizza 4 punti. E 4 punti adesso gli mancano per aggiudicarsi il primo set con molta semplicità, complice anche qualche errore di Girardi che proprio ancora in questo match non c'è entrato. Sì, ma questo non fa statistica, l'ha proprio mollato, io penso, questo Antonio. Probabilmente sta anche giocando per capire più che altro il biliardo. E qui questa è ancora una partita che è ancora a livello di 3 su 5. Dal prossimo turno invece andremo a 4 su 7. Alla ricerca del pallino da 4 che realizza e quindi fa suo il primo set. Linea alla regia. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità visto da pochi per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. E allora, ringraziando la nostra Valentina che ci ha portato un po' di dati da raccontarvi per quanto riguarda, è arrivata la campanellina di Mirko Bianchi, per quanto riguarda i campionati europei di Antalya che si sono conclusi da poco, un buon medagliere per l'Italia, abbiamo portato a casa 8 medaglie, per quanto riguarda i 8 medaglie, 4 ori, 1 argento e 3 bronzi. La classifica abbastanza nota del campionato europeo individuale con Andrea Quarta che vince il suo quinto titolo europeo individuale, 3 li ha vinti a Brandeburgo rispettivamente nel 2005, nel 2010, nel 2019, 1 a Mirabella e Clano, se non sbaglio nel 2007-2008, se no poi Alberto Forestieri, mi sgrida, e questo ad Antalya. Secondo posto per Paolo Marcolin, terzo per Michelangelo Agnello, ottavo posto per Achille Mignolo e quattordicesimo posto per Pierluigi Saniella. Siamo andati... Tanto scusa Gianluca, c'è stato un botta e risposta, giro di Girardi con biglie vicine dopo un accosto di Gualemi e la risposta di Gualemi che non si è fatto attendere con questo scatolino da 6 punti, 8-6 il parziale. Per quanto riguarda invece la carambola tre sponde, Alessio D'Agata conquista il terzo posto, insomma con qualche rammarico. Un po' di rammarico perché lo dicevamo ieri nella semifinale con il giocatore turco, diciamo che il giocatore turco, anche se giovane, ha avuto un bel po' di mestiere, ha chiesto una carambola che non aveva fatto, si è preso una pausa impropria. Lì Alessio si è un po' innervosito, aveva tanto vantaggio e poi ha dovuto cedere il passo al turco. È arrivato anche il successo per quanto riguarda il campionato a squadre, quindi la nostra nazionale condotta dal CT Vincenzo Ulivo con Michelangelo Agnello, Quarta, Marcolin, Mignolo e Saniella, ha vinto in finale con la Danimarca per 3-0. La new entry invece di Antalya sono state le Lady. Daniela Romiti si conferma, secondo me, la giocatrice in questo momento più forte d'Italia, vincendo il campionato europeo in finale
con la tedesca Tiz, Katia Tiz. Terzo posto per la Pulcia, per Maria Cristina Pulcini. E poi, ultimo ma non ultimo, menzione va fatta a Marco Zanetti, terzo titolo europeo per lui. Marco, che penso in casa abbia una stanza dedicata perché ormai non si sa più quello che ha vinto. E ok, ha vinto la finale contro Karakur per 50-46 in 27 riprese, con una serie massima alla 14ª ripresa di 10 carambole. Ormai per Marco non ho più aggettivi, perché veramente è uno strafenomeno. Emanuele Cucchiara, invece, qua siamo all'Euro Youth, quindi ritorniamo in Italia, ritorniamo proprio in questi giorni. Emanuele Cucchiara si conferma campione europeo individuale under 21, ha vinto la finalissima contro il suo antagonista di adesso, degli juniores, che è Federico Di Ciolla, a cui vanno, che è di queste zone peraltro, sì, no? Piemontese, sì. A cui vanno assolutamente i nostri complimenti. Questo è un po' reso conto, poi ne parleremo più approfonditamente. Cioè, parliamo di juniores, poi ritorniamo alla partita. Anche quest'anno le finali dei campionati italiani, così come l'anno scorso, nei campionati italiani juniores si terranno a Schio tra il 10 e l'11 di giugno. Trofeo quello degli juniores, intitolato al compianto Riccardo Masini, che insomma degli juniores è stato assolutamente l'emblema, è ancora tanto ricordato Riccardo, perché è stato un grandissimo campione che purtroppo se n'è andato troppo presto. Un paio di occasioni fallite da Gualemi, ne ha approfittato solo in parte Antonio Girardi, quest'ultima, questa raddrizzata in cui aveva perso il controllo Gualemi su un giro un po' simile a questo, l'aveva fatta ancora più stretta, aveva lasciato una raddrizzata dove Girardi ha realizzato solo le ali del Castello, realizzando 4 punti. 18-11 il parziale in favore per Girardi, che sicuramente è partito meglio, ma sicuramente deve fare qualcosa in più per impezzerire il campione fiorentino. Vediamo se parte da questa raddrizzata tutt'altro che semplice. Una seccata, partita bella, vediamo se si apre in terza. Fantastico Girardi, 10 punti. Bravo Antonio, bravo. Questo è Antonio Girardi, quello che conosciamo. Vediamo se Matteo gliela lascia andare. In prova, biliardo, socio, ne ha tirate 3 così. Sono partite 3 steccate da delirio. Intanto il replay della bella conclusione di Girardi. Ritorniamo in diretta a schermo grande per seguire la conclusione di Matteo, che realizza il pallino da 4. Vediamo se rientra, rimane sul 2. Sono 6 in totale per Matteo. La steccata comunque era una buona steccata. Sì, sì, fiondata, partita tutta. Poi insomma, qui bisognava essenzialmente evitare il rimpallo con la biglia avversaria, che non era colla, ma poco ci mancava. La risposta di Girardi, questa non è semplice, vediamo con che forza la interpreterà. Infatti era difficile da quadrare, proprio perché anche per la realizzazione la doveva tenere bassa di forza, e questo chiaramente non agevola l'incandelata della palla avversaria sulla mezzeria longitudinale del tavolo. Dunque la posizione del pallino che scherma da Girardi da una, può da subire uno spondapalla dalla lunga. Matteo va a vedere quanto dista quella biglia per far giocare o forse qualcosa alla volta, oppure per scappar via. Ma tira il girone. Matteo stacca questo girone in maniera perfetta. Dalla luna, questo l'ha staccato dalla luna. 4 punti. Tiro obbligato, perché non aveva a disposizione la sponda lunga. Ottimo questo disegno di Matteo.
Tra l'altro qualcuno ci chiede qualche proiezione per anticipazioni sulle promozioni da Master a Nazionali. Noi non vogliatecene, ma non ci sbilanciamo, perché proprio recentemente abbiamo fatto e dato delle notizie inesatte per quanto riguarda passaggi, retrocessioni, e quindi siccome l'esperienza deve servire, esattamente, il capello bianco anche, non solo a biliardo, quindi diffidiamo dal fare qualsiasi proiezione, a meno che non sia proprio, insomma, scontata e acquisita già dall'altra prova. Insomma, non vogliatecene, ma sono varie disposizioni, contribuzioni, punteggi, insomma, non siamo qua per fare calcoli. I calcoli li deve fare qualcun altro, non noi. Anche se Nicola Biondi, i calcoli gli piacciono. Guarda, io soffro di questa cosa. Lo so, ma si vede. Abbiamo deciso di ma si vede proprio in viso. Di non esporsi, sì, sì. È tutto emaciato, sì. Effettivamente mi sarebbe piaciuto, però è giusto farlo fare ad altri. Mi è successo di telecronache intere fatte da solo. Ma ogni tanto gli va l'occhio. Ogni tanto. Sì, sì, ogni tanto mi va l'occhio alla classifica, ma cerco di resistere. Bricolla intanto per girarti. Che con molto rammarico la fa larga, concede un'occasione identica praticamente a Matteo, non credo la veda da giro dalla nostra telecamera diagonale, visto che mi sembra veda una posizione insufficiente per ricavare il giro. E invece ma secondo me tanto più di così è bravo Matteo, ne fa, mamma mia. Ma questa l'avresti mai detta te che la vedeva da giro? Cioè il replay dalla telecamera diagonale. Se così sì. Ma d'impatto ti sembrava, no, che vedesse il giro? No, e poi da questa falla di partita. Tra l'altro guarda, l'ha giocato a tenere, a passare prima con l'altra, quindi ne vedeva tanta di palla. Ma dai, io non l'avrei mai detto che vedesse la posizione da giro. Non c'è. Che ci sia passato tanto lontano. Che occhio Matteino, l'ha toccata, è un po' di effetto a destra perché almeno si è tutelato dal a passare un po' più lontano dal birillo. Dal birillo, ma lontano non ci è passato. Ma questo guarda, sfido chiunque a pensare che la vedesse da giro. Qui Gualemi si accontenta di due punti. Un uovo oggi che una gallina domani. E anche qui non l'ha giocata un gran bene Matteo, addirittura pagherà la bricolla. Sì, si è visto la subito. Saggezza del Biondi. Ho visto subito Matteo alzando un po' la mano in appoggio, si è accorto subito che aveva dato troppo effetto, quindi non aveva portato verso la buca la sua biglia. Girardi sullo stretto. Sta cercando concentrazione Antonio. Pallino da 3 di calcio per Gualemi, questa sfida lunga. Tra l'altro questo pallino dava anche un po' di margine sulla forza, però Dio, non è fantastica questa perché la deve... Sì, ma insomma meglio battere questa che battere al volo. Sì, di sicuro. Adesso vediamo come, perché non credo che la tiri andare... Oddio, a parte la... non credo la tiri andare avanti, credo che tiri a tenersi lunga. Sì, esatto. Il fatto che se scarti levi il pallino. Il pallino, sì. Devi stare su una posizione. E secondo me, qua per disegnarla questa palla devi tirare su, cioè su due, cioè. Fai due vuoto 8, così o ne gioca una soltanto, ma come? Sì, se fa il 2 fai 5 uguale. Vediamo se riesce a aggrapparla di colpo in testa. Ha visto alla fine. Sì. Alla fine ha fatto la cosa difficile. Sai che era un manicomio sta palla qua. Guarda, effettivamente non avevi parlato a caso appena si sono fermate. Certo, meglio che le due al volo, però insomma. Per carità. Matteo qui sullo stretto, vediamo se prende 4 stretti. Sono 4 per Matteo, però non riesce a portare il gioco in difesa. 37-32.
Questo Matteo lo ritirerebbe volentieri. È stato un po' sotto i suoi standard, sia di marcatura ma soprattutto di posizionamento. Stavo ripensando a quel traversino che cavolo si poteva giocare, ma è in una situazione di punteggio diversa, sai che era al limite della rinuncia quel tiro lì. Stavo pensando a qualcosa di forte addosso al pallino, ma che combination potrebbe venire fuori? Non è che c'erano tanti sviluppi. Ma Matteo non va di calcio, va sulla raddrizzata di seconda e terza. Vediamo se trova la quadra su questa cosa qui, agevolato dal salto. Dal salto, il salto gliel'ha proprio sistemata questa palla. Sì. 10 punti per Gualemi, infatti un po' di bisuccio per Girardi, non so se hai notato, guarda Girardi quando ha fatto 10 col salto, insomma, non c'è rimasto benissimo, vedi? Si è reso conto subito Girardi che insomma questo 10 è venuto grazie a quel salto che ha fatto perdere l'effetto di rientro alla biglia avversaria, l'ha fatto sviluppare perfettamente sul filotto di terza. Io anche ho visto tirarlo intenzionalmente a far saltare comunque. Eccolo qua, un bel primo piano di Nicola Costabile. Matteo giustamente al volo, questa, mi piace da morire questa scelta, bravissimo Matteo. Spende 2 punti ma non sistema la biglia in difesa. La partita tanto forte, ora non voleva rimanere corto ma non era brutta neanche dalla lunga di qua, al volo. Aveva pallino? No. Sulla strada? No, no, passava. Penso passasse. Cerca di rigidire per fare il filotto di testa di rientro. Antonio. Bravo Antonio, 10 punti. Sta alla ruota di Gualemi, 49-44. Un set sicuramente più tirato. Sportivamente molto più combattuto rispetto al primo. Matteo ancora sulla conclusione di seconda e terza. Questa non è saltata, infatti rimane sullo stretto. E adesso ottima opportunità per Girardi che con questo sponda palla può simmarcare ma trovare anche una difesa. Intanto gli applausi si sprecano alle nostre spalle, dove c'è un fine partita. Adesso finiamo il set e poi facciamo anche il resoconto delle altre tavole. Applausi erano per Ciro Lestino che gioca in casa, ha battuto Panzica. Da 0-2 Lestino vince 3-2 su Panzica. Ah, era avanti 2-0, 2-2 di Panzica e poi vince alla bella Lestino. Gancio senza effetto per Gualemi che cerca una porzione un po' più grande di questa, non riesce a trovarla e non difende. E questa potrebbe anche la prima, la giocata di porzione, potrebbe anche lasciarla andare dalla scarsa con poco effetto di tre lunghe. Secondo me la gioca, non la gioca a crescere, la gioca proprio scarsa questo. No, invece è stato a crescere. Vediamo se gli trova l'incandelo di terza. Perfetto. Bravissimo Antonio. Perfetta. Bravissimo. Girardi 2-10 praticamente consecutivi, sì, che lo portano a 58. In mezzo a queste due conclusioni da 10 uno spondapalla da 4. Tre capolavori consecutivi da parte di Girardi. Matteo cerca di salvarsi al volo. Vediamo se riesce a disegnare un giro con un giro corto con la biglia di Girardi e rimanere dentro. Rimane dentro, però non è una difesa che impensierisce Girardi e gli dà l'opportunità di battere Bricolla. Manca un solo birillo al Comasco per portarsi in parità.
No, se decide per la bricolla o per le tre, sembra per la bricolla. Un po' indeciso però, eh? Ma secondo me è indeciso sulla forza, se, se giocarla a scendere, infatti, o se giocarla di misura. Gioca a scendere senza effetto, può farsi buono anche il pallino sul largo. Trema il 2, ma non cade. Che più gioca qua il nostro Matteino? Matteo manca 11 punti. E vediamo se decide di giocare in due colpi battendo il giro, oppure se studia qualcos'altro. Se studia qualcos'altro deve tirare forte a fare il pallino, penso, dalla lunga, dopo un impatto con la lunga. Credo vada sul giro. No, va di traversino. Traversino a girare di 7. Una fucilata ci voleva. Matteo la intercetta leggermente grossa, fa solo 2. Data un volo, eh. Però più scarsa di così, questa bisogna tirare, tira a non prenderla. Pensa alla presa grossa. Devi tirare proprio nel vuoto. Nel vuoto. No, pensavo studiasse qualcosa tipo, sai, uno striscione un 7, a fare il pallino chiaramente non di colpo, ma dalla sventaglina, credo, Girardi. No, va dalla grossa, vediamo se l'ha preso il 2. Sì, dovrebbe esserci. Ma c'è il 2 pieno, sì. 1-1, Girardi impatta nel computo dei 7. Gualemi chiude con questa raddrizzata di terza passata, va a prendersi il birillo che gli mancava per andare 1-1 pubblicità. Già iniziato il terzo set, non un acchito brillantissimo di Gualemi, con Girardi che può attaccarlo subito di garuffa e lo fa un gran bene. 2 punti per l'atleta comasco, anche se di origine beneventana. Al volo Gualemi. Io ci ho provato più volte, ma non riesco a trovare la posizione di Girardi nella classifica. Strano che non ti abbia ancora anticipato Mirko Bianchi, che di solito queste cose le risolve. Ma sicuramente lui avrà un Excel in cui può cercare, io un PDF non posso cercare il nome di Girardi, e quindi dirà: oh, Girardi è una posizione. Vabbè, ma lo fa apposta per prendersi un vantaggio. Mirko Bianchi. Dispettoso, eh. Tu volemi 2 punti su questa bricolla, lascia un tiro praticamente analogo a Girardi. Ma ci vendicheremo il giorno del tuo matrimonio con Mirko Bianchi. Magari gli prenderemo qualche scatto un po' sconveniente. Bricolla, sfiora il birillo da 2. Striscio di calcio probabilmente per Gualemi. Manda pure lo strator in diretta, Mirko. E Nasci questa la sapeva, eh? Questa la so. Questa la sai. Gualemi sfortunato, passa in mezzo su questo striscio di calcio senza effetto. È il 3 sponde che ti dirò che non ho ancora capito bene. Questa dovrebbe essere, dovrebbe toccare, non la disegno, ma dovrebbe toccare 11, tra l'11 e il 10 per me. Via, mi arrendo. Non lo cerco più. 9.
Allora l'avevo visto, perché ne avevo disegnate un paio di traiettorie, adesso però la so. Allora, quindi questa è 9, anche questa sulla corta, quindi Matteo la gioca così per fare 9, una roba di questo tipo. Poi dopo questo tiro mandiamo i risultati parziali dagli altri tavoli. Gli dà una diagonale leggermente più aperta con meno effetto. Ok, fin qua mi torna. Ora sì. Buona difesa da parte di Matteo. Subiado 2, Giachetti, il compagno di viaggio sicuramente di Gualemi, avanti 1-0 su Michele Cipriani. Si è concluso appunto, come vi abbiamo detto poc'anzi, il match tra Ciro Lestino e Giuseppe Panzi, che ha vinto il portacolori di casa Ciro Lestino. Avanti Andrea Ragonesi su Natalino Scorza per 2-1. Anche Ragonesi praticamente gioca in casa. 2-1 invece di Aronne Spinozzi. Ma guarda Aronne, che cammino, bravo. Di Lena ha vinto a Cagnorelli ieri. E Luca Boarelli ha vinto 2-1, sta vincendo 2-1 contro Alberto Putignano. Sono queste, ci sono dei bello match questo, di misure 4. Ci sono dei match già conclusi. Vediamo se Matteo realizza 14, fa due rossi per Gualemi, 14 punti e inchioda la biglia di Girardi in mezzo al castello. Ci sono dei match già conclusi, Mirko, che ci siamo persi. Di questa qua fa meno male un destro nelle gengive, è presente? Sai quei bei destri di incontro? No, non l'ho mai provato. Ho provato il 14, ma non il destro. Quello lì. Fatti tre punti per Girardi. Questa uscita al volo va a prendere piglia. Qua non sarebbe bruttissimo invece l'angolo dalla scarsa, diminuendo la forza della gialla a girare in angolo con la bianca. Vediamo se gliela gioca. Mi sa proprio di sì. Che abbassa la forza della gialla, la squadri meglio. C'è sempre quel pericolo lì. No, non era ancora questa la proporzione. L'avevo vista più bella. In attesa del tabellone di Mirko Bianchi, almeno abbiamo un resoconto completo. Un po' diluito, Bianchi come tempistica. Sì, no, poi ieri non c'era, non so dove è andato. Alle 4 del pomeriggio ha detto ci vediamo domani, io vado. Bah. Mirko, ma ci sarai a San Vincent? No? No, non lo fai un tuo viaggetto, anziché di Babbo Natale della Befana, queste cose qui, no? Ci sei, eh? Però potresti salutare i tuoi fan, Mirko, venire in diretta un secondo. Perché sei, tra l'altro, ci hanno detto che sei praticamente un sex symbol, Bianchi, eh? Sì. Niente. Il pubblico femminile ti adora e ti aspetta sempre. Guarda, non viene in diretta. Allora, il tabellone, partiamo un altro a sinistra, Di Lena appunto è sotto 2-1 contro Spinozzi, Aragonesi avanti 2-1 contro Scorza, intanto giro da 4 per Girardi. Alasso ha vinto a Vico 3-0, sono alla bella Putignano Boarelli, Giachetti avanti 1-0 su Cipriani, Lestino ha passato il turno contro Panzica, Cosci passa il turno 3-0 su Giovannini, così come il maestro Gerardo Mascolo su Vecchione, allievo contro maestro, alla meglio il maestro. Poi Consegno vince 3-1 su Di Giovanni, così come Rossetti vince alla bella contro Adalberto Gori. Vince 3-0 anche Gaggiulo su Della Torre,
e Spadaro 3-1 su Riccardo Nuovo, 3-0 di Dio M'aiuta su Esposito e 3-2 Caria su Lopez, 3-1 invece la vittoria di Ciro Davide Rizzo su Torre, che proprio Rizzo aspetterà il vincente, no, che si formerà. Non sono accoppiati, non è un tabellone accoppiato. Ah, già, è vero, sì, è vero. Poi questi andranno a accoppiarsi ai professionisti, sì, chiedo bene. Quindi si stanno formando i migliori 16 che poi si andranno a accoppiare ad ogni professionista che attende di entrare nel turno di gioco. Infatti il prossimo turno diventeranno le partite 4 su 7 quando arriveranno in campo i pro. Qui non gli è partita male, eh? No, anche perché dare questa steccata, dare questo rientro a questo tavolo, bisogna che ti parta proprio così gigliata, così come è partita a Matteo in questo caso. 26-23, parziale di questo terzo set. E qui in finezza Girardi, capolavoro, vediamo se realizza il 3, bravissimo Antonio. C'era da prendere proprio questa porzione per marcare 3 e tornare in difesa. E Antonio l'ha fatto in modo ideale, bravissimo. Garuffa per Gualemi. Tocca di leggero effetto, Matteo. Ma anche più che leggero, Gianluca. Gualemi l'ha precisa benissimo questa garuffa, 6 punti. Perché più di leggero? Secondo me l'ha toccata un po' di più, non di poco. Per dargli questa diagonale? Sì, visto che soprattutto in quell'angolo Gianluca tende un po' a buttare via. No, è per quello lì, a me sembra l'altro l'angolo che butta via. No, dall'alto. No, ma questo gliel'ha dato, Al volo Girardi, andiamo in presa diretta. La risposta di Antonio Girardi al volo, 10 punti. Fantastico Girardi. Perfetta. Allora, adesso stanno giocando davvero un gran biliardo. 36-32. Presa di palla ideale, forza ideale. Tutto perfetto. La rimandi Mirko un attimino, voglio vedere se l'ha giocata piatta o con l'effetto. Aspetta, con l'effetto va bene così. Vai, stacchiamo, andiamo in presa diretta per seguire questo gancio di Matteo, fondamentale. Vediamo Matteo con qualche rammarico sullo stretto, vediamo se la tiene bassa per non perdere poi lo sponda palla. Sta bellissima la forza, forza che va diminuita lì. Con l'errore che deve essere fatto sullo stretto del castello. Scolastica questa palla di Gualemi. Di parabola Girardi, difficilissima questa. Può ancora prendere la corta con la sua. Però era davvero impegnativa come parabola. Qui molto curioso io della scelta. Allora, esiste lo sfaccio con il pallino da 4, però no, esiste. Penso sia, se no, di calcio potrebbe anche giocarlo di mezzo colpo a rimanere lì e dargli la forza del pallino. È quello che gioca. Sì. Gira intorno a questo pallino, sì, però le risò 8 punti. Sì, sì, ma ero più d'accordo su questo. Perché esiste. Se fai laghi fa anche il pallino da 3, Adesso ha fatto gli otto stretti. Se fa gli 8 larghi può arrivarci al pallino direttamente dopo lunga corta pallino. Diciamo che questa soluzione, vista la vicinanza dell'avversario a sponda, ti garantisce un posizionamento. E gli è partita un grammo forte, se vogliamo. Però è il fatto che ti parte più forte te la rende più stabile. Facile, certo. È più stabile, chiaramente. Vediamo se finisce Girardi dietro al pallino. Girardi ne realizza 2 di striscio, fa 5 in totale. Qui non credo che Matteo replichi la conclusione di carambola per il pallino 4.
No, anche perché è più brutta. Sì, è un po' più brutta. No, no, la replica, la tira. Che se può farla anche di... Prima poi... l'ho presa scarsa, quindi con di... la stessa porzione, adesso la fa di seconda. Che bravo, Matteo. Che vediamo bella, se fa anche il pallino. Che 12 bella, punti. Gualemi. Super tiro di Gualemi di 2 passate e mezzo e va addirittura sotto il castello. Capolavoro, il tiro più bello della manifestazione fino adesso. Perfetta. Ecco, questo qua prima era il destro nelle gengive. Questo da noi, anche perché fatto sul lungo del tavolo, questo sì. Che sai, il trapezzino te lo puoi anche un po' aspettare, no? Magari sì, ma da questo dà fastidio. Questo su a tutto biliardo. Sì, sì. Poi fatto sul 40-41 1-1, insomma. Da parecchio fastidio. Da digerire tanta roba, eh. Quattro a mo' di 5 stavo per dicendo girardi, secondo me sta prendendo un po' un abbaglio della battuta, gli vola davanti. Che vuole Matteo, sei a chiudere, vediamo se sceglie l'acchito o accetta la biglia sul posto. Potrebbe sfruttare anche quel pallino da 3 qualora realizzasse 4. Sì, però è più sano l'acchito, l'obiettivo, non ha l'obiettivo più grosso, a parte che ora qui può chiudere. Può fare anche 3-2-5. Sì, può fare anche 4-3-7. Sì. 4. E questo pallino che... Ci va, ce lo fa pieno. Cioè, sì, sì, sì. Fa pieno questo pallino. 4-3-7. Tombola. Basciato. Là. Posto. Chapeau. Un gran tiro quello precedente di Matteo, dove ha tirato fuori davvero il coniglio dal cilindro. Il anche questo non è mica banale come sì, sì. Però giustamente, ma tra l'altro poteva anche chiudere con i 4 di sotto, eh. A quel punto sarebbe andato sul pallino diretto anziché di americana. Vince Spinozzi su di Lena. Pubblicità. Fantastico Aron. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Partita in grande equilibrio. Sì, l'ha spaccata 2 volte Matteo sul traversone 4 e su quel 12. Sì, il 12 è il tiro sicuramente più bello della manifestazione, fatto sul 40-41. Questo è stato davvero un super capolavoro, lo riproponiamo perché è davvero tutto perfetto, arrigidito per farla di seconda e anche per trovare una miglior quadratura, una migliore strada per fare la carambola di pallino. Poi la ciliegina sulla torta delle 2 passate e mezzo sotto al castello, si è guadagnato la biglia libera, quindi con 2 mosse fatto scacco matto Gualemi. E ogni tanto è un po' dispettoso, no, Matteino? C'è Roberto Ortolani che lo segue sempre con grande interesse. Insomma, e Ortolani quando c'è segue sempre Gualemi. Sì, sì. Pronto subito appena finisce l'incontro, Matteo, che t'ha tirato sempre. C'hai due criticoni a seguito, lui e Papini. Sì, sì. 3 di calcio per Girardi sul piano della contraria, ad allungarla il più possibile. Da guadagnare questo giro per Gualemi, giocherà ad andare avanti chiudendola di trattamento, così
altra steccata maiuscola del fuoriclasse fiorentino. E qui al volo di una a passare appena largo all'acchito del pallino. Attenzione, la vola largo. Davanti, la vola davanti, errore che potrebbe compromettere addirittura il match per Girardi. Partita una steccata troppo rigida, sicuramente si è guardata anche un po' poco Antonio, quella palla lì non gli ha dato tutto questo spessore. 8 punti di Guilherme, che forse non aveva bisogno neanche di regali, ma regalo ben accettato da parte di Matteo, che adesso tira questa biglia libera in una situazione di punteggio di 14-2. Buon per Girardi, che Matteo la sfrutta solo in parte, fa 4 punti, 18-2 il parziale. Tra l'altro c'è un nostro caro amico Massimiliano Rosa, ci chiede notizie di Ferraiolo, se ha smesso di giocare. Io credo sì che abbia smesso da un po', l'avevo visto riniziare, no, ma poi... Ma ha smesso del tutto? No, guarda, io che non... Francesco non lo vedo da... cos'è? 4 anni che sono tornato in Lombardia, 3 anni, 19, no? 3 anni, l'avevo visto l'ultima volta che andavo a Roma a fare scuola giù a Rossofisso, quindi era il 19, l'inizio del 19, l'ultima volta veniva a allenarsi, ci siamo anche allenati 2 o 3 volte insieme. Talento cristallino Francesco, cioè, mamma eccezionale mia. E poi non l'ho più visto, non ho più notizie. Talento cristallino Francesco Ferraiolo, colpitore eccezionale, oltre a essere un bravissimo ragazzo. Sì, era uno dei destinati, vinse il campionato europeo juniores nel 98 e fu vice campione italiano dei nazionali nel 2007 con Fabio Cavazzana in finalissima che mi ricordo bene, molto emozionante. Sì, speriamo davvero ritorni in pista, perché Francesco era veramente un grande, grande giocatore, quindi speriamo ritorni in pista. E se dovesse sentirci, chiaramente lo salutiamo. Ma guarda, mi sta mandando un messaggio Angelo De Donno, mi ha mandato, che è di Roma chiaramente, e mi ha detto che ha smesso. Ah, ha 2 figli, questo non lo sapevo. Si può giocare anche con i figli. Poi lui aveva un lavoro, insomma, che lo portava, l'aveva portato anche fuori regione per un periodo, sì. È stato anche in Toscana. In Toscana, so. Abbiamo fatto anche un campionato a squadra insieme, io, lui e Putignano. E mi ricordo infatti quando giocai contro la squadra di Putignano, una delle prime volte, sarà stato 2007-2008. Quello lì, quell'anno lì. Che giocai proprio contro Ferraiolo all'italiana e gli dissi a Alberto, ma questo da che pianeta viene? Perché me le ha fatte proprio tutte. Sì, sì. E gli dissi, ma non sei il solo a cui le fa sempre tutte. Sì. Intanto Matteo 13 punti su questo sfaccio, si guadagna 21 punti di vantaggio. Ci sarà un tentativo di steola, credo, per Girardi, fare la steola dopo aver battuto con la bianca, corta, lunga, ritornare verso il pallino. Rimane leggermente corto per marcarlo questo pallino, non per fare steola, ma non è neanche una steola che può inserire Matteo. L'uscita alla Guilherme originale di effetto buono, a sollevare leggermente la gialla, andare al centro con la bianca. Ah, pesa grossa, guarda. Sì, però il fatto di prendere la grossa gli fa realizzare il pallino da 3. Sì, non era questa l'intenzione di Guilherme. Sì, magari il pallino avrebbe voluto farlo di sponda, corta lunga. Corta lunga, sì, scusami, lunga corta. Sì. Prendendo la grossa, sì, quello intendevo, sì. L'ha fatto direttamente dalla lunga. Versino di calcio per Girardi. Bravo Antonio.
che sfrutta questa posizione realizzando 4 punti e mantenendo le biglie in difesa trasversale. Bricolla per Gualemi adesso. A meno che non veda una porzione. Sta bene anche di misura. Ma anche no. Ma è abbastanza dentro il quadrato del 20. Non mi stupirei che la tirasse di misura, infatti. No, era brutta questa di misura. Cioè, Luca, Per il punteggio, Nico. Era uscita 17-18 con la mano sul panno. Poi sicuramente la poteva spingere anche giù, c'è quel pallino che lo poteva coprire anche dal giro. Bravo. Però insomma mi sembra aver quadrato bene il tavolo su questo. Ha fatto un capolavoro, però secondo me questo punteggio non era proprio per la posizione del pallino, stai grosso, la spingi in fondo. Insomma, poi che gli vuoi dire? Se quando è così adesso sta entrando in carburazione, quindi gliele puoi mettere anche al bar le biglie, quindi. Però secondo me era abbastanza valutabile come scelta. No, ma niente da dire, però ecco, infatti ho detto non mi stupirei se la battesse di misura. Era uscita sopra, abbondantemente sopra il 20, eh. Sì, diciamo che io l'avevo valutata anche un filo un po' più alta, sì. Sì, è la classica paura del pago il traversino, no? Bravo ancora Girardi. 4 punti su questa garuffa per Girardi, che ritorna a distanza di 20 punti. Vede palla Gualemi. Quell'effetto lì dovrebbe essere dalla grossa. Fa 4 punti, trova rimpallo. Questo rimpallo gli fa realizzare anche il pallino da 3 e addirittura mettere a posto le biglie. Vento in poppa per Gualemi. Sì, che ha deciso di lasciargliela andare. Che non mi pare una brutta decisione. Garuffa ancora per Girardi. Questo gli rimane stretto nella stecca. No, arriva. Secondo me arriva bene questo. Arriva? Sì. Arrivato benissimo anche. Sì, hai ragione. Il Matteo credo che decida per le 3 ad affondare, chiaramente. Ha ripreso, non aveva cominciato con questa velocità il tavolo, adesso ha preso la corsa di ieri sera. No, Gianluca, non ancora, questa l'avevi vista più corta di quella che ti sembrava un po' più corta, ma secondo me ha tirato una bella fionda. Sì. Gliel'ha lasciata andare. Gliel'ha lasciata andare. Ieri sera c'è stato un momento correva tanto. Tanto, correva bene. Traversino a Z. Seconda di secondo, di 2.5. 4 punti. Bravo. Vediamo se rimane dentro. Bravissimo Antonio. Perfetto. L'avvicinamento a quota 43, socio, comincia a procurarti i dolorini. Comincia la discesa, socio. Questo dolore alla spalla. Te l'ho detto, comincia la discesa. Dunque, 43 anni li avevo nel 2006. No, ero informissimo. Primi anni di Bet Italy. Primo anno. 2016, non 2006. 43 anni, no, ero informissimo. Ma io sono proprio testimone che eri in forma a 43 anni. Non avevi magari tanti capelli bianchi, ma ora proprio in forma. ma voi state male, ma vi davo tanto vantaggio in quel periodo lì. Giro per Gualemi. Concentriamoci sulla partita. Gualemi, due punti minimo sindacabile per questa bella steccata per Gualemi. Si porta a 49 contro 24
di Girardi, Matteo appare in pieno controllo, anche se da Girardi da un momento all'altro ci si può aspettare un super capolavoro, quello di cui avrebbe bisogno qui su questo gancio. Ottima la conduzione della battente. Qui questa è roba dura, perché qui ci vuole il cestello. Perché girare davanti a quel pallino mi sembra folle. Questa è brutta per Matteo, eh. Gira tra castello e pallino. Gira tra castello e pallino, deve girare subito dopo il passaggio al castello. Ah beh. Ah beh. Mamma mia. Questa era una parabola che non vedevo da un po' di tanto, da un po' tanto da Gualemi, eh. Ho passato un periodo in cui di parabola aveva qualche... Ha passato un periodo che di parabola era bello, bisogna picchiarlo perché le faceva sempre tutte. Poi un periodo che non era lui. Ora, anche se la specialità di Matteo è la parabola controllata, non tanto questa questa era più di vortice. Guarda che sfortuna anche qua, gli ha preso velocità dopo l'impatto, dopo che ha fatto corta lunga e ranverse. C'era questa palla. Potenziale match point questo. Vuole mi giro ancora sullo stretto. E tra l'altro mi sa che lascia anche passaggio. Ha preso una velocità la sua palla incredibile. Girardi si rifugia in difesa. Stavo dicendo, ho chiesto a Mirko, vedi, lunga lunga corta, guarda che velocità ha preso qui, perché era carica d'effetto. Dopo la velocità l'ha pensato un po' che ha battuto la sulla corta. Corta sulla corta è schizzata via, mamma mia, ma tanta, di gancio Matteo sullo stretto, questa qui. Difesa che fa malissimo in questo momento a girare, specialità della casa questo. Girardi qui, vediamo se si affida all'accosto oppure decide di tirarci la seconda. Decide di tirarci, purtroppo non è una notizia positiva per lui. La steccata che gli rimane un po' dentro la stecca, beve 4 punti. Gualemi si match porta point a 53 e adesso un match point nitidissimo per Gualemi. Non mi stupirei se lo giocasse a una passata, ad appoggiarsi al pallino, no, lascia andare i colpi in testa, gli sono sempre partite benissimo, è un po' troppo dritta per il pallino da 4. E Matteo, attenzione, rimpallo. Rimpallo, non succede niente, realizza 10 punti Matteo e passa al turno. Una bella prova per il campione fiorentino, una partita in equilibrio fino all'1-1, quando nel punteggio di 40-41 Gualemi ha tirato fuori un super tiro, una raddrizzata a girare, pallino da 4 e 8 punti sul castello. Ce l'abbiamo il replay del super tiro di Gualemi, almeno diciamo ai nostri, chi si fosse collegato in questo momento, come è girato questo match. E poi tu hai la prova per dirgli che gli hai preso la scelta. Esatto. Tra l'altro, gli ho preso la scelta in questa e anche in quella che avevo battuto nel primo set. Matteo dirà, questa non lo sapevi, che tiravo questa. Invece, e tu hai la prova televisiva e quindi hai vinto e sei contento. Sì, fondamentalmente è la cosa che ti interessa. Fondamentalmente a me interessa prendere le scelte. Esattamente, questo è... E questa è la chiusura poi al tiro successivo per andare 2-1. Poi sicuramente qualche errore di Girardi all'inizio del quarto set, però meritatamente Matteo passa il turno su Antonio Girardi. E noi guarda l'umore come gli è venuto più bello, ha preso questa scelta qua, sì, per lui, sì. Lui sta bene tutto il giorno. Io sono contento. Allora, il programma ci vede coinvolti in diretta alle 14 su Billiard Channel, una partita dei professionisti che ancora non conosciamo perché devono essere fatti ancora tutti gli abbinamenti, e quindi tra pochissimo usciranno gli ultimi 16. Vediamo i parziali per adesso dal tabellone, chi ha già conquistato l'accesso alla,
al tabellone dei 32. Allora, sono passati in alto, era Aronne, Spinozzi, giusto? Sì, sì. Spinozzi, bravissimo. Alasso, Lestino, Cosci, Mascolo, Consagno, Rossetti, Gargiulo, Spadaro, Diomaiuta, Caria, Rizzo e Gualemi. Si aspetta il termine dell'incontro tra Buarelli e Putignano e siamo alle ultime battute. Avanti Cipriani 2-1 su Giachetti, quindi solo gli ultimi due incontri e anche Ragonesi su Scorza, che Ragonesi avanti 2-1 su Natalino Scorza, quindi ci siamo, si stanno formando i 16 che andranno accoppiati ai professionisti e noi ci vedremo in diretta alle 2 su Billiard Channel, perché si entra nel vivo, entrano in gare professionisti, quindi si passerà anziché da 3 su 5 a 4 su 7, quindi ne vedremo delle belle su Billiard Channel, il canale del biliardo. State con noi, a più tardi. Yeah.